Benvenuti anche oggi sul mio canale. Allora, oggi come promesso vi faccio vedere come si può foderare la borsa con la chiusura a sacco Oculis. Io ho praticamente adattato la chiusura a sacco sulla fodera di feltro. Quindi vedete all'interno io ho la fodera di feltro che mi tiene rigida la borsa, ma allo stesso tempo ho la chiusura a sacco, vedete in questa maniera qui, che rende anche esteticamente la borsa. In questo caso io ho usato, vedete, una fantasia abbinata a quella che è il fondo. Quindi ho fatto fondo e chiusura a sacco della stessa fantasia. Ovviamente non so se sul web li trovate disponibili, quindi insomma potete fare questa ricerca. In più, questa è la borsa di cui trovate il tutorial, di entrambe le borse trovate il tutorial. Io vi metto nel box informazione che si trova sotto al video il link per andare a vedere anche il tutorial delle borse. Anche qui, come potete vedere, all'interno ho realizzato la fodera di feltro adattandola chiaramente al fondo. Allora, il tutorial che io vi propongo sul canale della fodera di feltro parte sempre dalla realizzazione del fondo. Quindi voi o usate un fondo in ecopelle o usate un fondo di cordino, insomma qualsiasi sia il fondo, tranquillamente potete adattare la fodera di feltro, che io faccio vedere come comporla con la colla a caldo. Però è chiaro, faccio sempre la premessa che chi sa cucire può tranquillamente cucire, chi non lo sa fare può usare la colla a caldo, perché per il feltro si salda veramente bene e può essere anche lavato tranquillamente. Ora, per i materiali trovate nel box informazioni il link della pagina Amazon, dove trovate fondi, manici, insomma di vari fornitori, e chi è iscritto a Prime può usufruire appunto della spedizione Prime. Detto questo, passiamo al tutorial. Allora, la prima cosa che ci serve per il nostro tutorial è la base di feltro. Allora, io vi faccio il tutorial con la base di feltro, così voi avete sia la rigidità di una fodera, ma avete anche questa chiusura comoda che vi ho fatto già vedere nell'anteprima, e quindi avete queste due combinazioni molto molto utili a prescindere dal modello di borsa che fate. Nel box informazioni trovate sempre il link per il tutorial della fodera. Ovviamente noi inizieremo a fare la fodera dal fondo, quindi quando realizziamo la borsa, come nel caso della borsa quadrotta dove vi ho fatto vedere la fodera inserita a sacco, lì abbiamo preso le misure della fodera quadrata, del fondo quadrato, scusate. In questo caso io pre ho preso la forma, vedete, del fondo 30x10. Quindi in base a quella che è la nostra borsa, noi partiamo sempre dal fondo. Nel caso andassimo a realizzare una borsa senza fondo, basterà prendere ovviamente solo la parte lineare, quindi non avremo il fondo ma soltanto il quadrato, il rettangolo in base alle misure. Allora, fatto questo, che cosa facciamo? La prima cosa da fare è andare a misurare quello che è il lato superiore, vedete, della borsa. Allora, la nostra fodera sarà divisa in due parti, quindi non faremo una striscia unica ma due, perché ci servirà per i laccetti che andremo a tirare sia a destra che a sinistra per la chiusura a sacco. Quindi iniziamo misurando, vedete, in maniera precisa questa parte, che nel mio caso è 32,5, ma io calcolo 33. In più andrò a mettere 1 o 1,5 di centimetri, quindi vado a tagliare, giusto per non essere troppo avari, 35 centimetri di striscia. La striscia sarà 35, ovviamente ne saranno due, perché una andrà su questo lato, l'altra andrà dall'altro lato. Ok? Quanto dovrà essere lunga questa striscia? Allora, io vado a tagliare una lunghezza e poi vi spiego anche come andiamo a regolarci per la profondità della nostra striscia. Allora, io ho tagliato le mie due strisce e invece di mettere tanti centimetri ho messo giusto un centimetro in più, non tantissimo, perché chiaramente lo prenderemo sia di qua che di qua. Quindi ho tagliato due strisce, vedete, di una lunghezza di circa 34 centimetri. Ok, questa è la mia larghezza. Ovviamente ne andiamo a tagliare due. Ho scelto, vedete, questa fantasia molto allegra e molto estiva. Ovviamente voi scegliete i colori che più vi piacciono. E andiamo a tagliare quindi due parti di queste.
Quanto dovrà essere profonda? Allora, adesso vi spiego come calcoliamo questa che è la profondità del nostro sacchetto che andrà attaccato alla borsa. Per la profondità del nostro sacchetto andiamo a misurare sempre la larghezza di una parte, vedete, che nel mio caso io calcolo 33. Quindi questi 33 o 32 centimetri anche va bene, vedete, possiamo anche calcolare 32, li dividiamo per 2, quindi 16 centimetri. Questo significa che la metà della mia borsa è in questa maniera qui. Io dovrò fare, mi serve questo spessore praticamente, perché dobbiamo calcolare che quando andrà a chiudersi il sacchetto, noi dobbiamo avere questa larghezza, vedete, al centro della borsa. Ovviamente andiamo a mettere anche qualche centimetro in più. Nel mio caso io ho fatto giusto, vi faccio vedere, un'altezza di circa 20,5, quindi un po' in più. Perché? Perché dovremo fare la piega per il filo, insomma, che chiude a sacco, la piega giù, il risvolto per cucire. Quindi io vado ad abbondare di 4 centimetri, così non rischio che dopo, quando vado a chiudere il sacchetto, sia troppo stretto. Fatto questo, adesso andiamo a realizzare. Io vado a realizzare un punto tutto intorno di zig zag. Allora, per chi non ha la macchina da cucire, ovviamente userà questo sistema. Va a piegare, vedete, due volte in questa maniera qui e poi va a cucire ovviamente a mano. Io, avendo la possibilità di farlo a macchina, vado a farlo a macchina. Allora, una volta che io, vedete, ho fatto il mio zigzag tutto intorno, non faccio altro che andare a fare una piccola piegolina, vedete, ma proprio piccola, di circa mezzo centimetro, e vado a cucirla a macchina. Se non avete la macchina, cucite a mano. Allora, vedete, io ho già fatto sia la piegolina sopra, quindi così, e l'ho fatta anche sotto. Allora, ho usato anche qui lo zig zag perché questo tessuto è un po' sfilaccioso, è un cotone abbastanza sfilaccioso e quindi ho preferito fare così. Adesso, una volta che abbiamo fatto questo, dobbiamo fare questa operazione che andremo sempre a cucire a macchina o a mano. Io qui, vedete, ho la parte laterale, quindi quella lunga 20 centimetri, ripiego in questa maniera qui circa un mezzo centimetro e lo ripiego di nuovo su se stesso in questa maniera qui e vado a fare una piccola cucitura di circa 2 centimetri, quindi vado a calcolare 2 centimetri e vado a cucire. Allora ragazze, vedete, io ho cucito in questa maniera, quindi ho fatto, vedete, la mia piega sia di qua, sia a destra che a sinistra. Facciamo la stessa cosa all'altra parte. Allora, una cosa che dovete fare attenzione è che se avete un tessuto in fantasia, dovete vedere bene il verso, perché magari potete sbagliare. Dobbiamo renderci conto che la parte, vedete, del disegno dovrà venire internamente così. Quindi io dall'esterno dovrò vedere il disegno in questa maniera. Quindi questa è la parte, vedete, che andrà a contenere il nostro filo per il sacco, ok? Adesso come dobbiamo procedere? Adesso non dobbiamo fare altro che andare a decidere la piega, ovviamente, per il passaggio del nostro filo a sacchetto. Allora, io calcolo in questa maniera 3 centimetri. Così, 3 centimetri che vado, vedete, a ripiegare l'uno sull'altro, così. E vado a mettere uno spillino, quindi blocco in questa maniera. Faccio, vedete, la stessissima cosa anche da quest'altro lato. Ed ecco qua, 3 centimetri e ripiego così. E anche qui vado a mettere uno spillino. Questo perché noi dobbiamo andare a fare ovviamente una cucitura qui. Ora, se, come vi ho detto dall'inizio, avete la macchina da cucire, noi faremo una cucitura in questa maniera qui, ovviamente faremo la stessa cosa anche di là, ok? Se non avete la macchina da cucire, semplicemente andate a cucire a mano senza problemi. Una volta vedete che io ho realizzato la mia piega da entrambe le parti, il risultato sarà questo. Quindi qui abbiamo, vedete, lo spessore per infilare il nostro filo sia a destra che a sinistra. Adesso dobbiamo andare a sovrapporre, vedete, dritto contro dritto, quindi il nostro rovescio lo abbiamo verso di noi e dobbiamo andare a realizzare una piega qui. Ovviamente la piega l'andremo a realizzare
da qui in poi, quindi qua rimarrà, vedete, aperto, deve rimanere aperto, ok? E andiamo a realizzare una cucitura a questa parte. E faremo la stessa cosa di qua, quindi andiamo a sovrapporre in maniera precisa, vedete qui, e qui andiamo a cucire a macchina o a mano. Una volta vedete che ho realizzato la mia cucitura laterale sia a destra che a sinistra, questo sarà il risultato. Vedete? Abbiamo l'apertura sia di qua che di qua e quindi abbiamo realizzato la nostra chiusura a sacco. Adesso andiamo a capovolgerla e dobbiamo andare a posizionarla sulla fodera di feltro. Ovviamente questo sistema va bene anche qualora voi voleste semplicemente mettere solo la chiusura a sacco alla borsa oppure alla borsa di juta. Alcune vanno a foderare anche l'interno della borsa di juta, nonostante essa sia già una fodera in sé per sé. Quindi possiamo semplicemente andare a fare questa chiusura per non fare vedere l'interno se non ci piace della nostra borsa di juta. Allora, ragazze, capovolgo, vedete, in questa maniera e vado ad inserire all'interno così la mia fodera. Quindi qui abbiamo, vedete, le parti dove andrà inserito il filo e questo è dove andrà, questa parte è dove andrà cucito, è dove andrà cucita alla fodera. Quindi vado ad inserire così, in questa maniera, e poi vado ad appoggiarmi, vedete, in questa maniera qui, alla fodera. Quindi ragazzi, una volta che io, vedete, ho infilato in questa maniera così, come vi ho fatto vedere, vado a fermare con degli spilli. Allora, quanta stoffa devo trattenere? Allora, ovviamente noi abbiamo fatto un calcolo, se voi vi ricordate, ed è importante trattenere non più di 1 cm, altrimenti rimarrà praticamente non abbastanza spazio per la chiusura. Quindi adesso andiamo a calcolare, come vi avevo detto, il mezzo centimetro e andiamo a fissare i nostri spillini. Gli spillini li andiamo a mettere internamente, vedete così, in modo che quando andiamo a cucire il nostro bordo, lo cuciremo dall'interno ovviamente della nostra borsa. Quindi andiamo a bloccare, vedete, in questa maniera qui come ho fatto io, e andate a fissare con gli spillini in modo da mettere praticamente in maniera stabile lo stesso spessore di stoffa per tutto il perimetro della fodera. Ora, come potete vedere, io ho fissato gli spillini. Ovviamente ho fatto questo tipo di operazione per chi non ha la macchina da cucire, perché può andare a cucire, vedete, direttamente poi prendendo sia la stoffa che il bordo della fodera e andare a cucire alla borsa direttamente. Quindi farà una sola cucitura risparmiando quella che è la cucitura a macchina, risparmiando nel senso che non ha la macchina da cucire. Chi ha invece la macchina da cucire ovviamente può andare a cucire il bordo a macchina e dopo andrà a fissare la fodera alla borsa. Quindi ragazzi, adesso vado ad infilare la fodera all'interno della borsa. Come potete vedere, ho abbinato la fodera a questo fondo, che la borsa ce l'avevo già fatta da tempo quando vendevo io stessa questi fondi, purtroppo adesso non li vendo più. E ho abbinato, guardate, la fodera uguale, insomma, internamente uguale al fondo. Adesso andiamo ad infilare ovviamente la fodera all'interno della borsa. Una volta vedete che ho inserito all'interno la fodera della borsa, andrò a cucire praticamente direttamente al bordo. Quindi farò in questa maniera: vado a tirare leggermente la borsa. Ovviamente noi già abbiamo preso le misure perché vi ripeto che la fodera, la base di questa chiusura a sacchetto, sarà fatta in base alla borsa che dobbiamo realizzare. Quindi io calcolo che da questo secondo giro in poi vado a cucire con ago e filo di nylon. Quindi prenderò direttamente sia, vedete, la stoffa sopra, ma anche la stoffa sotto e vado a cucire direttamente alla borsa. Allora, per la cucitura, vedete, vado ad usare questo filo di nylon o filo da pesca da 0,40 mm e uso un ago con una cruna, vedete, un pochino più larga. In questa maniera e iniziamo la nostra cucitura. Inizio quindi, vedete, da quello che è il centro laterale della nostra di una ovviamente dei lati della nostra borsa. Inizio da qua. Qui ho il mio filo e inizio, vedete, inserendolo all'interno prima della borsa. Quindi blocco il nodino in questa maniera qui.
Ok, vedete, blocco il nodino. Adesso andiamo, come abbiamo detto, a regolarci in questa maniera ed entriamo in questa parte qui, così entriamo e andiamo a cucire. Dovete avere l'attenzione di prendere ovviamente sia il bordo della stoffa superiore ma anche la fodera sottostante. Quindi io entro, vedete, sempre in questa maniera qui, quindi sono qui, entro così, nell'anellino vedete un po' più sottostante. O anche sopra, insomma, rendetevi conto voi in base alla vostra misura della borsa dove volete entrare. E andiamo a vedere, vedete, dobbiamo assicurarci che prendiamo sia la stoffa che la fodera sottostante. Man mano che andiamo a cucire, togliamo i nostri spilli. Quindi andiamo a proseguire. Quindi proseguiamo, vedete, man mano, sempre alla stessa maniera. Quindi voi dovete andare a cucire per l'intero bordo la nostra fodera. Così. Quindi io adesso vado a proseguire fino alla fine dove ho iniziato. Una volta vedete che arrivo alla fine dove ho terminato la mia cucitura, entro all'interno del cordino così e vado a fermare ovviamente la cucitura entrando, vedete, più volte all'interno e facendo un nodino chiaramente al nostro filato così. Entro, vedete, così e lo fermiamo. Ovviamente ognuno, se avete un modo diverso, non è un problema, questo è opzionale, lo faccio vedere per chi magari non ha mai usato il filo da pesca. E andiamo a tagliare. E così vedete abbiamo fatto la nostra cucitura interna. Quindi vedete, una volta che abbiamo cucito all'interno la fodera, ecco qui il risultato. Adesso dobbiamo andare ad infilare il nostro filo chiaramente per fare in modo che poi chiudiamo a sacco la nostra fodera. Io vado ad usare ovviamente un cordino che è in tinta con la borsa. Adesso taglio due fili della lunghezza di circa 55 cm ognuno. Vado ad infilare il mio ago con la punta, vedete, arrotondata e inizio a infilare da destra verso sinistra completando il giro e poi da sinistra verso destra completando il giro. Quindi vedete, una volta che abbiamo infilato i fili come vi ho fatto vedere in video, sia di qua che di là andiamo a fare dei nodini, così. In più io taglio e vado a saldare con l'accendino. In modo che resti bello fermo. E facciamo la stessa cosa ovviamente anche da quest'altra parte.
Fatto questo, ovviamente, come potete vedere, andiamo a chiudere il nostro sacchetto che all'interno della borsa risulterà in questa maniera qui. Quindi, andate a realizzare la vostra fodera, io vi saluto al prossimo tutorial.